Io amo profondamente tantissimi coreografi israeliani, ve l'ho parlato, abbiamo parlato anche dell'NDT che ospita tanti coreografi, e loro fanno delle cose veramente pazzesche. E quindi ho detto, sarà pazzesco. Per cui ero anche partita con l'idea di vedere una cosa proprio fantastica a livello coreografico, di sperimentazione, anche qualcosa forse di più sperimentale, mi immaginavo, perché loro fanno cose molto particolari così. In realtà ci sono rimasta molto male, devo dirvi, molto male. Adesso vi faccio vedere ancora un altro pezzettino. Qui vediamo i salti e vediamo questa specie di posa in arabesque. Vado. Questi salti, arabesque, terribile, con le ginocchia Beh, è piegate. vero però. Hai visto? Cavoli, cioè, me ne rendo conto solo adesso perché ovviamente per me erano tutti bravissimi, cioè a E beh, quel livello lì io non so più ci sta, dire, capisci? certo. Però lo puoi rimettere? Si può rivedere? Allora, aspetta perché devo trovare il punto giusto, no? Qua, ecco, arabesque, arabesque, dorsi con i piedi piegati. Allora, togliamo un attimo i commenti, se no non si vedono. Aspetta, lo Togli pure anche rimetto. me se vuoi. Toglimi No, no, così si ma noi ci vede. possiamo mettere piccole. Com'è che si faceva così? No, scusami, aspetta, adesso lo metto così. Guardate. Piegate. No, cioè proprio non si può vedere. Tutte andedan, piegate con i piedi storti. Anche i salti, tutti con le gambe piegate. Cioè il salto è un salto con la gamba. Oh! Cavolo, no, sto parlando, no, mi distraggo, non riesco a parlare. Il salto, Scusa, non rido, non tutto, rido. il salto, tutto con queste gambe piegate, con i piedi storti, l'arabesque, cioè, no, è stata proprio una cosa molto amatoriale, secondo me, anche se io ero partita pensando che avrebbero fatto qualcosa veramente di bello e di Mannaggia. interessante, però, Vedi, niente da allora, fare. ti dico, a me cos'era piaciuto tanto di questa esibizione qua dal punto di vista della coreografia, diciamola così, dell'esibizione proprio al di là della canzone e della voce. Mi era piaciuto tanto che all'inizio lei cantava da sola e c'era questo cerchio e sembrava come che da un momento all'altro comparissero attaccati sul cerchio dei ballerini. Questa cosa non so, mi era piaciuta un sacco, No, ma l'idea infatti, così. secondo me è interessante Però l'idea è coreografica. fatta male alla Esatto, fine. Cioè, i è ballerini andata erano male. scarsi. Secondo me sì. Poi magari non ho capito io che cosa volessero intendere, però non ci siamo. Allora, Rosalia dice, ma siamo sicuri che fossero ballerini classici? Non c'è bisogno di essere dei ballerini classici, ok, per fare questi passi. Cioè, dobbiamo avere una base classica, ok, ma basta essere un ballerino moderno, ok? Un ballerino moderno le deve saper fare queste cose, ma anche un ballerino contemporaneo, perché ragazzi, parte tutto dalla danza classica, non mi stancherò mai di dirlo, ok? Quindi la danza classica, poi la danza moderna e contemporanea. Per cui di sicuro magari non sono ballerini classici, accademici, ma chi se ne frega, i salti vanno fatti bene perché sono salti, l'arabesque va fatto bene perché è l'arabesque. Dovete ricordarvi che prima di destrutturare nella danza moderna e nella danza contemporanea bisogna avere una struttura di base, se no non abbiamo niente da destrutturare, ok? Cioè è quello che anche nei dipinti, anche Manca nell'arte, nella nella musica, voce cioè prima uguale. esiste la struttura, poi tu una volta parti da lì e puoi andare a fare altre cose, sperimentare, eccetera. Ma se non hai la struttura, cosa vuoi destrutturare? Cioè, è come dire, faccio una casa e poi la ristrutturo. Cioè, prima la casa ci deve essere, non puoi ristrutturare qualcosa che non c'è, ok? Cioè, prima la devi costruire. Quindi, ecco.